vai. 30, Marco. Ehi, perfetto. Grazie alla proposta avanzata dagli studenti del liceo Giorgio Buchner di Ischia, a cui hanno prontamente aderito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, negli spazi esterni al polifunzionale di Ischia è stata scoperta una targa con cui si intitola il piazzale antistante il liceo al dottor Gino Strada, fondatore di Emergency e chirurgo di guerra. La targa è stata scoperta dopo che per l'intera mattinata Gino Strada è stato ricordato presso il teatro Poli attraverso la lettura dei suoi scritti e la testimonianza di chi ci ha lavorato gomito a gomito, come Peppino Fiordelisi, coordinatore d'area Campania Emergency, che si è detto onorato di aver presenziato alla cerimonia di intitolazione del piazzale. Per me è un onore venire qui e parlare di Gino, e soprattutto è un onore, e devo ringraziare l'amministrazione comunale, i ragazzi, la preside, per aver preso questa decisione. I ragazzi hanno spinto, il comune è stato pronto ad accettare questa proposta e non succede dovunque, ma è un segnale importantissimo. Il fatto che abbiano spinto degli alunni, dei ragazzi in questa direzione significa, almeno dal nostro punto di vista, che c'è una speranza. L'idea di Emergency è che, come dicevo prima ai ragazzi, il diritto è un diritto se è di tutti, altrimenti diventa il privilegio di qualcuno. E, come dire, più guardiamo verso il sud, più troviamo difficoltà. Il problema è che si è sempre sud di qualcuno, e noi in questa zona lo sappiamo benissimo, nel senso che non si capisce perché non riusciamo ad essere al livello del nord, quando invece per essere un diritto, noi parliamo ovviamente della cura e della sanità, dovrebbe essere tutto allo stesso livello, cioè io dovrei avere la possibilità di accedere alle stesse cure alle quali può accedere una persona che abita in un altro posto, ma nel mondo dovrebbe essere così. Quindi non ci dovrebbe essere un riferimento per un posto speciale, ci dovrebbe essere semplicemente il diritto per tutti di accedere alle cure gratuite e di elevata qualità. La dirigente del liceo Buchner, Assunta Barbieri, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'intitolazione del piazzale a Gino Strada voluta dai liceali. L'intitolazione a Gino Strada nasce da una richiesta degli studenti del liceo, che poi è stata appoggiata dagli organi collegiali del liceo Buchner. Siamo molto soddisfatti di questa intitolazione perché ricordiamo un uomo, un medico di guerra che ha speso la vita per aiutare e per portare le cure soprattutto in quei posti di guerra, dicendo una cosa molto importante, che se non tutti hanno diritto alle cure, allora quello non è più un diritto ma è un privilegio, e lui ha speso la sua vita intera affinché questo non fosse un privilegio ma un diritto di tutti, soprattutto di quelli che non potevano permetterselo. Presente all'iniziativa anche il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, che ha raccolto l'invito dei liceali ad intestare il piazzale a Gino Strada. Stamattina con orgoglio abbiamo partecipato a questa bella iniziativa dell'intitolazione di questo largo alle spalle del liceo Buchner a Gino Strada. Nei mesi scorsi è stata avanzata una richiesta da parte della scuola, in modo particolare dai giovani, che in maniera spontanea all'indomani della scomparsa Strada avevano chiesto e hanno deciso e hanno chiesto all'amministrazione comunale di poter intitolare questo piazzale qui vicino alla scuola, una zona che nel passato è stato oggetto di un intervento di recupero da una situazione di degrado da parte dell'amministrazione comunale, e noi siamo stati ben lieti di accogliere questa richiesta.